No, il titolo non è ironico ed è anzi decisamente serio. Allora, potrei partire con questo discorso da una domanda che mi avete fatto in molti. Che cos'ho in faccia? Cosa mi sta spuntando fuori in faccia, ragazzi? È semplicemente acne. Ora, non so se sapete tutti cosa sia l'acne, suppongo di sì, sono banalmente i brufoli, ed è una sorta di malattia cutanea che avviene, diciamo, nel momento in cui qualcuno è sotto forte stress, che può essere emotivo o psichico. Scusatemi, emotivo e fisico. Sì, non farò tagli in questo video perché voglio che risulti il più naturale possibile. Tra l'altro vi invito a seguirlo tutto perché, oltre a dire un po' di cose, darò anche delle motivazioni e delle informazioni, durante il video e verso la fine del video, che vi serviranno banalmente per evitare delle domande inutili nei prossimi giorni. Allora, questo periodo è un periodo abbastanza difficile per quanto mi riguarda, e voi mi direte, ok, cosa c'entra tutto ciò con il titolo? C'entra perché in questo particolare periodo, rispetto a prima che magari io facevo YouTube, c'è stato un periodo che per me è quasi diventato un peso, no? E si è visto anche perché ho caricato meno video. In questo particolare momento della mia vita, insomma, il fatto di avere YouTube, in particolare il fatto di fare molti, di registrare gameplay, perché i gameplay mi lasciano la possibilità di esprimermi e di liberarmi da tutti i pensieri che in questo periodo ho. Non mi sento di fingere davanti alla telecamera quando magari faccio il gameplay, no? Perché passo molto facilmente, magari sono particolarmente triste vabbè, per il periodo. Poi inizio a registrare e non è che magari fingo reazioni, fingo di essere felice, in realtà sono triste. Anzi, esattamente il contrario. È proprio il fatto che quando registro un gameplay in particolare, adesso vi spiego anche perché in particolare, mi sento come se per 20 minuti, mezz'oretta, quello che è, riuscissi a scacciare vari pensieri. E questo è il motivo per il quale io sto amando in questo momento YouTube. Sto amando YouTube, sto amando voi, i commenti, qualsiasi cosa, perché riesce in un qualche modo a farmi staccare da questo periodo che sinceramente spero finisca il prima possibile, a farmi dimenticare certe cose. Ora ovviamente non starò qua a dirvi nel dettaglio di cosa si tratta perché poi giustamente non riguarda solo me e è giusto comunque mantenere un certo livello di privacy. Sta di fatto che tutto questo anche per dirvi che in questo periodo voi noterete, anche andando diciamo più avanti con i giorni, in particolare la prossima settimana che sarò via in stage, quindi ho i video preregistrati, noterete tanti gameplay, proprio per questo motivo, perché un gameplay mi permette di più in questo momento di essere naturale con me stesso e a non pensare, diciamo, è un po' strano da dire, però sì, è così, perché editando magari un video più complesso, ne usciranno, sì, perché ne ho fatti qualcuno ce l'ho in programma, usciranno, ma editando penso e quindi pensando a volte rischio veramente, a volte sono lì che faccio il progetto e lo mollo perché non perché penso ad altro e anche banalmente scrivere i copioni, ragazzi, scrivere i copioni per i video penso ad altro però e quindi i copioni vengono inevitabilmente male. Infatti per registrare ora penso di averlo caricato in questi giorni, ma per registrare il cosa sarebbe successo di Gekis ci ho messo un'eternità. Ma perché tra errori del copione, errori di me che parlo, è tutto un casino in sostanza. Quindi questo video non solo per dirvi che vi voglio bene e voglio bene alla piattaforma, nonostante faccia sempre cagare i feed, però questa è una costante di merda, non ci possiamo fare nulla. Nonostante tutto ciò, in questo periodo veramente YouTube è quasi la mia salvezza, in particolare la Challenge Rock, Pokémon Crepuscolo, quelli che arriveranno nella prossima settimana, è una cazzo di salvezza. E ci tenevo a dirlo proprio perché, essendo YouTube il mio metodo di sfogo, mi sembrava giusto che voi lo sap lo mi sembrava giusto che voi lo sapeste, sì, penso si coniughino così i verbi, in modo tale anche da capire perché certi tipi di video sono anche banalmente più semplici da registrare, quindi mi richiedono meno tempo e
E quindi se questo aiuto. Questo anche per spiegarvi che se vedete meno video in giro sul mio canale è per questo motivo, perché ho meno tempo e perché il periodo è un po' così, però io cercherò comunque di risolvere in qualche modo la situazione. E nulla, questo video non era fatto né per creare, né per attirare attenzioni, né tantomeno per vedere i commenti, sì, creepy, cioè mi fanno piacere, però non era questo l'obiettivo. Era quello di spiegarvi un po' queste cose e sfogarmi, cioè non tanto sfogarmi, e rendervi partecipi di questa cosa che io in questo momento sto provando verso YouTube, non tanto di quello che c'è nella mia vita, che vi ho detto non ve lo dico per motivi di privacy. Però nulla, mi sono sentito in dovere di registrare questo video perché la cosa mi è venuta in mente mentre registravo l'episodio 12 della Challenge Lock e mi è balenato in mente così. Infatti, a un certo punto del video io rimango un attimo di sasso perché mi balena in mente questo pensiero e realizzo che in effetti, io in quel momento non stavo pensando a quelle cose. E quindi poi appena ho smesso, ho chiuso, infatti tipo le luci saranno le stesse, ma dettagli, ho deciso di fare questo breve video. Quindi in sunto vi ho spiegato tramite questo video anche perché usciranno più gameplay, vi ho detto che nella prossima settimana usciranno meno video perché sarò in Francia e dovrò programmare i video, poi c'è anche la scuola, vi ho detto che cazzo c'ho in faccia visto che ho visto 3 o 4 commenti in giro che me lo chiedevano e gente che sfotteva. E che fra parentesi non è questo ovviamente il problema della mia vita, figuriamoci se do corda a certa gente. E nulla, penso di aver finito con tutto quello che dovevo dire, quindi io spero che questo video vi sia relativamente piaciuto, nel senso che comunque vi abbia dato le spiegazioni, quindi non vi chiedo nessun like, se commentate se volete, ma non è necessario, era puramente un video informativo questo qua e non voleva essere nient'altro e già mi scuso tra l'altro se è sembrato un video diciamo non informativo comunque con altri fini, ecco. Sì, il titolo è un po' clickbait, però è effettivamente quello che penso, cioè cosa avrei dovuto scrivere obiettivamente, non avevo altri titoli in mente. Amo YouTube, è la cosa che mi è venuta in mente nel momento in cui stavo registrando quell'episodio. E nulla, siamo a 7 minuti, è durato più del previsto, spero di non avervi tartassato i coglioni. Noi ci becchiamo in un prossimo video che non so quando uscirà, credo che questo vlog lo caricherò il sabato, quando avrò tempo, non lo so, quando avrò uno spazio libero nella programmazione. E nulla, da domenica sarò in vacanza, tornerò a casa sabato, ci metterò un pochino a riprendere con i video, ci saranno i video programmati, non so ancora quali saranno. Potrebbe esserci un nuovo gameplay, un ritorno alle creepypasta molto particolare e penso basta, quindi sì, stavolta vi saluto davvero. Ciao.